Cari amici di Auto Digest, siamo davanti a una vettura che io trovo veramente molto molto personale. È la Torres KG Mobility Group, nuovo nome di SsangYong, una vettura che mi è piaciuta molto. E devo dirvi che il primo commento che mi ha incuriosito è stato: ma cos'è? Un mezzo d'assalto? Una linea molto personale, dicevamo, con un frontale che io ritengo assolutamente tecnico. E come disse il commento, come il commento di quella persona, un mezzo d'assalto, un veicolo tecnico dalla linea tesa, dalle linee dritte. Questo fascione del montante io lo trovo bellissimo, infatti lo vedete qui, i bei cerchi, il colore la esalta. Al posteriore vediamo le vestigia di quello che potrebbe essere un portaruote, la ruota di scorta naturalmente. Curiosa la maniglia sulla destra, mentre il portellone si apre elettricamente in modo tradizionale. Il motore è un 1.5 turbo, 4 cilindri, da ben 163 cavalli e 280 Nm di coppia. L'interno è molto ben costruito, a livello di vetture di categoria superiore. Anche questo ha anche l'interno in pelle questa versione. La strumentazione è digitale con un grosso display al centro. Tutto molto chiaro, leggibile e anche molto chiaramente manovrabile. Il piacere di guida inizia in città, dove questa vettura si guida davvero, davvero, con estremo piacere, comfort, liscia, il cambio automatico è perfetto, lo sterzo anche, in manovra non è molto grosso ed è facilmente parcheggiabile. In autostrada il comfort è altrettanto ottimo, è veramente silenziosa la vettura. Certo non è una vettura sportiva, fa più di 190 all'ora, 194 dichiarati per l'esattezza, ma è bello andare rispettando anche i limiti di velocità e poco più. Veramente si viaggia sicuri e in perfetto comfort. E anche, ripetiamo, va sottolineato, molto, molto, molto silenziosa. L'impianto Hi-Fi è ottimo. Insomma, una vettura con la quale si vorrebbe guidare a lungo e percorrere anche tutta l'Italia. Veramente piacevole. Poi, quando si passa sulle strade extraurbane, il piacere continua, davvero. La tenuta di strada è molto buona, finché non si esagera ovviamente, sempre un SUV. Poi questa è la versione a trazione anteriore, c'è anche la versione 4 ruote motrici che ovviamente ha una tenuta e una stabilità indubbiamente superiori. Però diciamo che questa è molto soddisfacente, i sistemi di sicurezza ci sono, la tenuta della carreggiata e tutto ciò che serve. Beh, devo dire che è una vettura estremamente confortevole. L'abitacolo è silenziosissimo. E poi anche, dicevamo, l'impianto Hi-Fi molto buono per ascoltare dell'ottima musica. E veniamo infine a un'altra ottima dote di questa Torres. Anche nella versione a due ruote motrici, l'altezza da terra permette di affrontare del leggero fuoristrada, senza difficoltà, e giungere anche in posti ameni ed eleganti, dove ben figura come il castello di Piovera.